ti devi rendere conto che sono ministri che sono arrivati l'altro giorno, ok? Che hanno quindi danno la possibilità, perché hanno politici sul territorio, politico fra virgolette, che si sono studiati le carte. Quindi la sottoscritta, fra io, ma anche sono fior fiore di parlamentari nazionali, poi con un ministro adesso al sud, con i fondi, ministro della coesione se vogliamo dirlo, abbiamo la possibilità di mettere a sistema tutti i fondi nazionali e non solo europei che ci sono per riconvertire un intero territorio. E Salvini ve lo consente? Salvini col suo razzismo ve lo consente? Una visione nordista, un governo a trazione nordista fa chiudere l'Ilva? Quella è Lega Nord. Nord è caduto. Mi pare di sì. Una forza xenofoba e razzista. Appena si è insediata si è parlato di attaccate le coppie arcobaleno e si parla degli immigrati per i quali, poveri cristi, è finita la pacchia. Ascoltami, sul contratto cosa c'è scritto? Fa fede ciò che c'è scritto nel contratto e non si parla. I ministri parlano a vanvera. Sono dichiarazioni, come tu adesso hai travisato ciò che ha detto Fioramonte. Io non sono ministro. Ah, travisato. Ho capito. Ci sono i video. Sicuramente. Ah, ho capito. Cioè, quando Salvini ha detto è finita la pacchia, l'ho detto io, l'ha detto Salvini. La pacchia, il business dell'immigrazione. Ma l'ha visto il bambino morto sulla spiaggia? Con che coraggio parla? Ascolta, io sono in Europa e insieme alle mie colleghe abbiamo lottato per la modifica del trattato di Dublino. Quindi a me queste cose non me le vieni a dire. A Salvini? No, non a te. Fai finire di parlare. Prego. Allora, ti ringrazio, ma la questione è ben più lontana, ben più complicata di quella che tu dici. Non si tratta di... la pacchia casomai è finita per gli italiani che ci marciano sull'immigrazione. Lui ha detto che è finita per gli extracomunitari, non per gli italiani. Sicuramente per quelli che non sono in regola. Per quelli che non sono in regola sicuramente sì. O che sono condannati o che convengono qui a commettere reati, come per gli italiani, uguali. Ora ha cercato di ridimensionarsi perché con la Tunisia stava succedendo un casino internazionale. Vabbè, tua considerazione. E sulle coppie arcobaleno? Pensiero di Fontana sempre. Nel contratto non c'è assolutamente. E Fontana? Poi che Fontana abbia la sua idea personale, per cui per lui. Ma un ministro deve stare attento a parlare. Ascoltami, la legge cosa dice? Le unioni civili non si permetterà mai né di togliere la legge sull'aborto né di togliere la legge. Ma sono affermazioni gravi. Andiamo. Sono affermazioni fuori posto. Su questo possiamo. Vagliela chiedere a lui. Ah, l'importante è essere d'accordo. Che siano. Io non sono affatto d'accordo a quello che tu pensi che lui abbia possa. No, lui ha detto. Non possa, l'ha detto. Fede il contratto.